Dall'analisi delle fotografie risulta che entrambi i corpi presentavano numerose larve, che sono riconducibili a una deposizione avvenuta almeno il giorno precedente al ritrovamento di entrambi i corpi. Quindi, dal materiale iconografico, perché purtroppo non è stato studiato il materiale raccolto, sicuramente si può scartare una colonizzazione, quindi una deposizione delle uova da parte degli insetti il lunedì mattina. Ma sicuramente la colonizzazione è avvenuta il giorno precedente, quindi la domenica i due individui dovevano comunque essere già morti. Nella descrizione dei cadaveri, che tipologia di larve troviamo sull'uomo o sulla donna, più o meno, in specie? Allora, si tratta sicuramente di larve appartenenti ai ditteri, quindi alle mosche. La famiglia non è identificabile chiaramente dall'iconografia, si tratta comunque di esemplari che hanno subito uno sviluppo di superiore alle 20-24 ore. Allora, analizzando i fotogrammi relativi all'uomo, sono visibili solo larve ascrivibili a ditteri, quindi a mosche di interesse forense, quindi insetti comunque che si nutrono di cadaveri in decomposizione. La famiglia, non, le famiglie di appartenenza non sono comunque identificabili dal materiale iconografico. Per quanto riguarda invece il corpo della donna, oltre alle larve, che sembrano appartenere a almeno due stadi di sviluppo, anche se comunque non sono identificabili a livello di famiglia, c'è la presenza di alcuni coleotteri. Questi possono essere sia legati a una predazione verso le larve, oppure essere lì in quanto comunque elemento ambientale. Cosa la induce a pensare che sia passato un tempo superiore a quello attribuito? Cioè, il delitto è stato attribuito la domenica sera, mentre secondo i dati entomologici lei lo riporta quantomeno al sabato, no? Quali sono gli elementi che inducono a pensare questo? Allora, poiché le mosche di interesse forense non depongono durante la notte, quindi in fase buia, qualora il decesso fosse avvenuto la domenica sera, ci saremmo aspettati una colonizzazione il lunedì mattina. Il tempo di sviluppo delle uova, quindi il tempo che intercorre da quando le uova sono deposte a quando le prime larve escono, è di alcune ore. Le dimensioni delle larve, almeno le dimensioni relative, utilizzando i parametri dimensioni umane per quantificare le dimensioni delle larve, comunque indicano delle larve in avanzato stadio di sviluppo, quindi non è compatibile con una schiusa delle uova avvenuta il lunedì mattina. Cosa pensa delle diverse situazioni nelle quali sono stati ritrovati i corpi? Cioè la donna era nella tenda e l'uomo nel bosco. Ci può essere stata un'accelerazione per quanto riguarda lo sviluppo delle larve e delle mosche per quanto riguarda la donna? Allora, dall'analisi sempre dei fotogrammi risulta che la tenda era parzialmente esposta alla radiazione solare, quindi si potrebbe anche ipotizzare un aumento della temperatura in quanto esposta alla radiazione. Quello che più fa pensare, dato che noi possiamo comunque dedurre, era che comunque era più esposta a un ambiente aperto e quindi la colonizzazione potrebbe essere avvenuta in maniera più veloce. Normalmente invece in ambiente boscato, come dove è stato trovato il corpo dell'uomo, l'arrivo delle mosche normalmente è un po' ritardato, quindi più che un discorso legato alle temperature, io lo legherei a un discorso legato agli ambienti, quindi una colonizzazione più veloce in ambiente aperto, e la tenda dava su un ambiente aperto, una colonizzazione un po' ritardata, per quanto riguarda invece l'uomo che si trovava all'interno del bosco. Comunque la situazione dell'uomo, anche se non abbiamo foto nel sopralluogo, per cui avvalendoci di quelle in sede autoptica, è compatibile con quella della donna, cioè da un punto di vista sia entomologico che tanatologico, sono diciamo sullo stesso stato medio di decomposizione. Ah, direi di sì, sia per quanto riguarda l'aspetto entomologico che quello prettamente tanatologico, su cui comunque non mi esprimo, però per quanto riguarda gli insetti, sì, si può dire che entrambi possono appartenere più o meno alla stessa ondata di colonizzazione.